Secondo round, secondo faccia a faccia tra i due sfidanti al ballottaggio del 20 e 21 maggio, Massimo Cialente e Giorgio De Matteis, a capo delle coalizioni del centro-sinistra del progetto politico L'Aquila Città Aperta. Innanzitutto partiamo da una parola che in campagna elettorale diciamolo, faceva un po' ribrezzo tutti quanti: apparentamento. Nessuno voleva apparentarsi, nessuno sembrava disposto ad accedere a lusinghe di altri partiti. Adesso siamo a una settimana del ballottaggio, l'apparentamento con gli altri candidati, altre forze, si farà, Massimo Cialente? Ma non lo so, io ho invitato un po' tutti i candidati sindaci, con i quali tra l'altro esiste una vicinanza nei programmi, a fare un accordo politico per governare insieme. Io credo che in questa fase non sia possibile avere pensieri di autosufficienza, quindi sono aperto a queste forme di incontro, ho avuto numerosi colloqui, anche inizialmente impensabili. Anche con il DV che non è mai stato tenero? No, per quanto riguarda il DV, che incontrerò più tardi, devono decidere se vogliono apparentare. Io ritengo sia più utile fare un accordo politico, perché con l'apparentamento di fatto consegniamo all'opposizione un posto in più. Giorgio De Matteis, il PDL sembra ormai abbia sciolto ogni riserva, però oggi Pierluigi Properzi ha detto libertà di scelta per chi ha votato meno al primo turno. Che cosa è successo? Conviene a Giorgio De Matteis l'apparentamento con il PDL? Ma io non ho fatto apparentamenti, l'avevo già detto prima che arrivassimo al ballottaggio. Siamo partiti con un progetto politico ben chiaro. Qualcuno si scherzava su, diceva che una coalizione troppo ampia, sarebbe stato difficile governare tutti insieme la città. Oggi anche chi questo lo diceva prende atto della nostra bontà di ragionamento. Avevamo ragione, come era prevedibile, perché la città non può essere governata solo da un partito o da un uomo solo al comando. Questo l'avevo detto fin dall'inizio, al punto tale da inserire in programma il coinvolgimento anche dei consiglieri di opposizione, perché io ritengo e l'intero Consiglio Comunale debba essere partecipe della ricostruzione in ugual misura, ovviamente nel rispetto dei ruoli che vengono assegnati dagli elettori, ma tenendo conto della importanza, della grandezza del compito che ci viene assegnato, è naturale pensare ad un coinvolgimento. Questo era nelle cose. Oggi ovviamente ci sono contatti non solo con i candidati i sindaci che non sono arrivati al ballottaggio, come è giusto che sia. Ci sono contatti con elettori, con candidati, ci sono i contatti, cioè, con tutto quel mondo che in questo momento deve decidere come dare rinnovamento alla nostra città, dare un nuovo slancio. Credo che questo vada ben oltre il mero problema di un apparentamento che lascia il tempo che trova. Quanto alle dichiarazioni che ci sono in questi giorni, ho sentito dire Mancini mai con Cialente, sento dire Properzi libertà di voto, sento tante cose. Domenica avremo sicuramente il quadro molto più chiaro e lo avremo ancora più chiaro durante la prossima settimana, quando ci saranno, a mio modo di vedere, delle interessanti sorprese sotto tanti punti di vista. Perché domenica, lo ricordiamo, scade il termine per presentare ufficialmente gli apparentamenti. A queste elezioni, al primo turno, 7% in meno rispetto al 2007, perché e cosa si può fare per recuperare questo elettorato che comunque va considerato? Del 2007? Rispetto al 2007, un 7% in meno degli elettori. Beh, questo è un dato che purtroppo ha una duplice ragione. Una è dovuta al complesso delle difficoltà che rileviamo a livello nazionale, mi pare che sia sotto gli occhi di tutti quello che è accaduto. La politica non è stata capace di dare alcune risposte importanti, fondamentali in questa fase, e naturalmente la risposta dell'elettore è quella di non essere, come dire, partecipe di questa situazione. Siamo alle amministrative, di norma alle amministrative c'è una grande partecipazione di popolo perché vengono vissute in maniera più diretta. Aver già constatato questo calo, che non è fisiologico ma è molto di più degli elettori, è importante. A questo aggiungiamo nella nostra città una situazione complessa della città stessa, disgregata, in difficoltà. Questo, a mio modo di vedere, è un altro degli elementi, dei segnali importanti che è stato trasmesso dagli elettori, e io lancio già da oggi un appello a tutti gli elettori, quelli che hanno già votato e quelli che in questa prima fase non hanno votato,
ad essere invece, assumere questo ruolo di protagonisti anche attraverso il voto, responsabilmente. Con il voto in questa tornata si decide il futuro della città e mi sembra giusto e opportuno che non si rifiuti questa opportunità, ma che anzi diventi una possibilità reale per dare alla nostra città quello che merita, cioè un futuro reale e una prospettiva che sia forte. D'altra parte, poche persone a votare darebbero un segnale non bello, non solo al resto della città, ma al paese. Una città che deve ricostruirsi, che vuole ricostruirsi, deve essere una città che partecipa alla propria ricostruzione. E questo avviene anche e soprattutto in questa fase con il voto. Massimo Cialente, 7% in meno rispetto al 2007, anche un calo di voti rispetto al 2007 sempre nei suoi confronti. Perché e cosa si può fare per recuperare questo elettorato? Beh, rispetto a loro, il calo è stato dovuto, lo diceva bene De Matteis, noi abbiamo in parte risentiamo il quadro nazionale di un calo, in più all'Aquila io credo abbia inciso un'oggettiva difficoltà andare a votare. Voi pensate soprattutto agli anziani che in questo momento sono nel piano case, nelle periferie e dovevano votare al centro, quindi insomma è un dato oggettivo, alcuni sono fuori. Rispetto al 2007 chiaramente c'è stata una frammentazione di quella che era allora la coalizione, comunque credo che è andata molto bene, io sono molto soddisfatto, mi aspettavo anzi che da parte del centrodestra ci fosse un risultato più forte. Io credo la città abbia già scelto in parte, perché il fatto che io prenda 2.500 voti in più, alcuni credo che l'abbia preso anche da De Matteis che ne prende 750 in meno, già dall'idea di una scelta. Adesso è chiaro che si tratta di rinnovare questo appello a tutti a partecipare al voto per dare all'Italia anche il segno di una città che vuole partecipare. Dopodiché io francamente sono abbastanza ottimista che le persone andranno a votare. Io penso che ci sarà una percentuale molto alta, proprio che sarà un atto di orgoglio da parte della città. Per il recupero credo che fra il voto di Italia dei Valori, al di là di quello che sarà il possibili accordi politici, apparentamento, io parlo dell'elettorato. Comunque lei ci conta, insomma, che un elettore delle TV alla fine nell'urna. Sì, così come anche di quelli degli elettori di Cesare, credo che avranno scelta. Oltretutto registro che il centrodestra rispetto al fatto aveva il voto di Properzi col voto di De Matteis arrivavano a un 38-39%, già il fatto che si è tirato fuori Properzi e le dichiarazioni oggi del senatore Lombardi, che rappresentano un pezzo comunque di idea che c'è anche il PDL, mi sembra che il centrodestra si stia letteralmente sfaldando, e di questo credo che la responsabilità storica poi per quello che succederà negli anni futuri sia molto da addebitare al commissario Chiodi. Commissario Chiodi, lei mi fornisce un assist, perché oggi ha dichiarato che dal governo non è mai stata autorizzata e non c'è nessun documento che attesti che i tre saggi, tre o quattro saggi, abbiano mai dato alcun parere favorevole rispetto al piano di costruzione. Un'affermazione che invece lei ha più volte ribadito. Dov'è la verità? Chi è che mente? Guardi, facciamo una cosa. Io assumo un impegno, poi io non credo che, insomma, se vengo sbugiardato mai dire bugie. Allora, io ho il documento. Però poiché sono, se lo cacciassi adesso in campagna elettorale segnerei dei punti, però io sono una persona molto leale e il governo mi ha chiesto l'ultima volta ieri di lo pubblicherà il governo il 22 massimo, il 23 di maggio, chiuse le urne, e io il documento ce l'ho, però rispetto un patto, perché non mi piace fare queste sveltine. Per cui facciamo così, un appuntamento con tutti coloro che seguono questa trasmissione, per chi leggerà il suo articolo, io rimando il giudizio dei cittadini al 22 e al 23 maggio. Perché questo piano di ricostruzione crea così tante polemiche? Cos'è? È stato politicizzato, è stato politicizzato uno scontro che da un lato vedeva noi, che mentre lo stavamo facendo chiedevamo di fare la cosa che poi si sta facendo ormai normalmente con la sovrintendenza, davvero Chiodi va pure inaugurare, che partissero comunque
edifici che potevano partire dal centro storico. Cioè la domanda era: perché un edificio di Pettino può presentare la domanda e un edificio singolo nel centro storico, alla villa, per il corso non lo può fare? Questa era la domanda. Dopodiché dietro il fatto politico che c'era dietro è stato un grande scontro di poteri e di interessi, perché c'era interesse del commissario, ma soprattutto di Fontana, la struttura tecnica di missione, in quel periodo, quando Fontana ha chiesto ripetutamente addirittura il commissariamento, annuncio che mercoledì ci sarà il question time alla Camera dei Deputati su questa cosa, e qual è stato lo scontro vero? Anziché indennizzo si voleva che fosse un contributo. Il contributo avrebbe comportato mega appalti con gare europee di 70, 80, 100 milioni di euro gestite dalla struttura tecnica di missione e dal commissario, questo è il motivo forse per cui voleva il commissario, che sarebbe stato appannaggio come per il piano casa delle 20 imprese, di grandi imprese italiane che poi avrebbero dato i nostri i subappalti. Questo è stato lo scontro politico sul quale io mi sono messo di traverso e credo che la storia mi darà ragione. Per il piano di ricostruzione Chiodi ha detto l'ennesima bugia, perché non posso pensare che Chiodi non abbia un minimo rapporto con il governo, è vero che è molto distratto sulle vicende aquilane, da sapere che questa relazione c'è. Si chiamano Garbanelli, si chiamano Campus Venuti e si chiamano Federico Oliva, che è il presidente dell'Istituto Nazionale Urbanistica. Hanno scritto ed emergeranno, non solo, emergeranno dati importanti, fra l'altro ci sono stati gravi errori da parte della struttura commissariale, che è arrivata addirittura a sostituirsi al legislatore. Di questo il governo ha piena consapevolezza, il patto è però che e non esca in campagna elettorale, me l'ha chiesto il governo, perché io sono, prima ancora che un candidato sindaco, sono un uomo delle istituzioni, perché sono un sindaco, rispetto questo patto. Giorgio De Matteis, il piano di ricostruzione è un argomento politicizzato, lei lo ha criticato più volte, insomma. Ma guardate, io credo che ci sia veramente una ipocrisia nelle dichiarazioni di Cialente che sfiora veramente l'incredibile. Tanto partiamo dal presupposto, se c'è una coalizione che si è sfaldata è quella del centro-sinistra, perché rispetto al 2007 hai perso non solo 5 liste, ma hai perso 13 punti, e noi non c'eravamo nel 2007. È nata adesso l'Aquila Città Aperta e va al ballottaggio con te che avevi i sondaggi, che non lo so, vi siete fatti fare, vi facevano, che vi davano addirittura oltre il 50%. Quindi una cosa... Quindi una clamorosa, del e PDL. Questo è scritto sull'Unità 4 giorni prima, per favore, guarda, lo sappiamo tutti, l'avete fatto girare, c'è stata una dichiarazione di Lolli che addirittura è arrivato facendosi intervistare da uno dei giornali, anzi dei giornali online locali, addirittura dicendo che c'erano 25 punti di differenza, quindi lasciamo perdere, perché le abbiamo tutte conservate a memoria futura queste dichiarazioni, che erano evidentemente basate sul nulla, cioè sulla paura di perdere sul serio, perché non avendo vinto al primo turno, è chiaro che adesso si è sfaldato il giocattolo. D'altra parte, chi non è andato con Cialente in questa prima fase è perché ha ritenuto che non fosse adeguata l'amministrazione così come era stata condotta. Altrimenti non avrebbe avuto senso avere altre liste civiche oppure più appartenenti alla struttura di partito come l'Italia dei Valori, che mi pare abbia detto con grande chiarezza l'altro giorno Mancini, mai con Cialente. Poi si faranno gli apparentamenti tecnici, questi sono i bizantinismi della politica. Ciò che conta sono le persone e gli elettori e ciò che faranno quando andranno a votare. Quindi da questo punto di vista credo che si possa dire con chiarezza che se c'è una coalizione che è arrivata sfaldata totalmente il centro-sinistra, che adesso si affanna a recuperare offrendo prebende e incarichi per tentare di recuperare la situazione, perché poi magari si pensa che le persone che ricevono queste richieste non lo dicano poi magari anche ad altri. Ma sul piano di ricostruzione, qui veramente siamo alla follia. Qui il piano di ricostruzione lo chiese all'interno di una legge dello Stato italiano, una legge dello Stato, Massimo Cialente, lo ha detto più volte, il piano di ricostruzione è inserito all'interno della legge 7 del 2009 su richiesta di Massimo Cialente. Il piano di ricostruzione si riferisce alla ricostruzione dei centri storici, si basa su un decreto attraverso il quale 1400, insomma, una cosa del 68, 1448 del 68, tanto è vero che sulla base di quel decreto e di quella legge Massimo Cialente nomina un consulente, che è l'architetto Iacovone. L'architetto Iacovone non l'ho nominato io, l'ha nominato Massimo Cialente per fare il piano di ricostruzione. C'è una determina, c'è il sindaco che l'ha nominato, c'è un incarico formale che si basa appunto sulla esistenza di questo documento, sulla esistenza di una legge.
che mentre si faceva quest'atto veniva negato perché si diceva che il piano di ricostruzione non si dovesse fare. Questo credo sia di una ipocrisia e di una scorrettezza nei confronti della città incredibile. Si nomina il consulente e nello stesso tempo si nega la necessità di fare il piano di ricostruzione. Questo è agli atti delle dichiarazioni dei consigli comunali, delle dichiarazioni sulla stampa, una politicizzazione. Accidenti, si nega un atto che deve essere fatto per legge. Io mi sono sempre chiesto, ma perché, se è così inutile, lo si è chiesto prima ed è stato inserito in legge, o se poi si ritiene, si può anche accadere che uno dica, accidenti, ho sbagliato, togliamolo dalla legge. Non si è mai chiesto di togliere questo atto, che quindi resta. Tanto è vero che resta, che poi si nominano altri 12 esperti, che 10. Costano... Altri 12 esperti, altri sono 13 10. Complessivamente più 5 persone che hai preso per il supporto con la ordinanza 40, no, non sono a supporto perché è scritto questo l'ordinanza, dei tecnici, tecnici, per altre centinaia, migliaia di euro, 800 più 600, no, complessivamente sbaglio. 800, cioè, guarda Massimo, lascia perdere, 40-13, articolo 12, 600.000 euro, dei quali 250.000 li date a 5 persone che devono fare il supporto, lasciamo perdere, altri 800.000 euro vengono dati prima, altri 400.000 si sommano con la 40-13, sono 1.200.000, mi chiedo, se questi signori hanno fatto questo piano di ricostruzione, e quindi è stato consegnato, quindi si suppone esista, anche se poi sappiamo tutti che è stato bocciato dagli ordini professionali locali, perché giustamente non si è ritenuto, ma per carità, lascia perdere, è scritto su carta intestata dell'ordine degli architetti che ti è stata presentata il 16, tant'è vero che non aveva avuto neanche il coraggio di esaminare quelle osservazioni e invece di fare consigli comunali con i quali siete arrivati alla fine della legislatura 4 giorni prima facendo ben altro, avreste potuto portare quelle osservazioni e non l'avete fatto. Lasciamo perdere, ma da questo punto di vista tutto ciò testimonia come avete tentato invano di mistificare una situazione che era semplice, banale. Il piano di ricostruzione c'è, si deve fare, benissimo, lo si faccia, perché da quello ne discendono due fatti fondamentali: uno, prendiamo i soldi per la ricostruzione; due, mandiamo a casa Chiodi, perché tutti lo sappiamo che Chiodi, firmata l'intesa del piano di ricostruzione, va a casa perché non ha più motivo di esistere la sua presenza. Aver tenuto Chiodi, grazie ai tuoi ritardi su questo aspetto, e sottolineo un'altra cosa che tu sai bene, quando il 9 di giugno dell'anno scorso il Ministero dell'Economia ti ha chiamato insieme agli altri, Letta, Chiodi e compagni, a firmare l'intesa nella quale tu ti impegnavi, il governo attraverso il Ministero dell'Economia si impegnava a dare risorse aggiuntive alla città, sul centro storico, seconde case e attività commerciali, a patto che si redigesse il piano di ricostruzione. Questi soldi noi nell'annualità e nella finanziaria che adesso stiamo vivendo di quest'anno non ce li abbiamo, perché questo non è stato fatto. E tu sai bene, quando sei andato il 28 di dicembre da Monti, che ti è stato chiesto questo atto, tant'è vero che quando sei tornato la prima cosa che hai detto, lo presentiamo a gennaio. Quindi dopo averlo negato per 2 anni e averci nominato i consulenti, lo hai fatto in limine mortis, cioè alla fine della legislatura, sbagliandolo, perché è chiaro che poi quando le cose fanno di fretta e male si sbaglia, tant'è vero che la città, gli ordini e comunque anche il governo, Massimo, anche il governo lo ha osservato, e io ti sfido a darla questa lettera, ci impegniamo benissimo a essere qui il 22 e il 23, comunque vada, no? Massimo, presento un giorno, dovrò dare Malox a te, no, e molto Xanax e Valium a Fontana. Lascia perdere, perché, scusami. Abbi pazienza, o lasci finire parlare, perché hai fatto un comizio prima, abbi pazienza. Io sto dicendo una cosa semplicissima: quando sono state consegnate a te le osservazioni dell'ordine degli architetti, eccetera, 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 peraltro con il tuo ex assessore alla ricostruzione che negava di averle avute, addirittura ha negato di averle avute, poi è stato sbugiardato perché dagli atti del tuo ufficio e della tua segreteria sono venute fuori questi documenti, non le avete prese in considerazione, ma neanche per sbaglio, cioè dire, ragazzi, questa città che ci dà delle indicazioni, fermiamoci un attimo, ragioniamoci, cerchiamo di capire perché architetti, ingegneri, perché tutti quanti ci hanno detto
attenzione, ci sono delle cose pesanti, non va bene, bisogna rivederlo. Questo è stato un atto di arroganza nei confronti della città. Voi non lo avete fatto e siete arrivati, Massimo, siete arrivati anche a fare, lo ripeto, perché lo sappia la città, un consiglio comunale 4-5 giorni prima, quando potendo e avendo il tempo di poter fare un'analisi, concertare, parlare con la città, parlare con gli ordini professionali, riprendere questo atto, rivederlo e portarlo in consiglio comunale perché fosse un atto definitivo. Invece no, non l'avete fatto e mi viene a parlare di politicizzazione, Chiodi, Fontana, ma di chi? Il problema è che fatto un atto seriamente, con i soldi che abbiamo perso dal Ministero dell'Economia, con i soldi che avete dato a dei consulenti che io non so manco quando siano venuti, quando, se l'hanno mai vista la città, i 12, 13, quanti ne sono, abbiamo un atto che è stato pagato, sarà pagato, con gente che ancora oggi, quella ordinanza dice, per il 2012 il Comune dell'Aquila si può avvalere di questi esperti che hanno fatto un piano di ricostruzione che non vuole nessuno e che continuano ad essere pagati. Questi sono i fatti. La politicizzazione è tutta qua, cioè aver tentato di mistificare una cosa che tu avevi voluto e che a me una volta chiedesti addirittura dimmelo tu che cos'è un piano di ricostruzione. Io lo sai, ti ricordi che ti risposi, Massimo? Ti dissi scusa, l'hai chiesto tu, è all'interno di un decreto ministeriale. Proprio per questo. Sto dicendo, siccome tu lo volevi, quell'atto, ed era lo strumento attraverso il quale ritenevi che si dovesse ricostruire la città, perché parla di centri storici, attenzione, che poi qua si gioca sempre sull'equivoco, cosa che viene bene a qualcuno. Quell'atto, il piano di costruzione, è centri storici, non parla di periferie, ma quell'atto, se ben impostato e se ben utilizzato e se ben concertato e partecipato alla città, può e deve essere elemento attraverso il quale tu ridisegni la strategia complessiva della città, non un piano regolatore che sai molto bene perché non sei arrivato ieri nell'amministrazione, che per poter essere fatto necessita di tempi piuttosto lunghi, uso un eufemismo per dire piuttosto lunghi, e che noi invece abbiamo bisogno che si faccia qualcosa nell'immediato, perché come la diamo la speranza alla gente? Aspettando una cosa che verrà fra 10 anni? O invece sarebbe stato giusto prepararla nel bene e nel male, nel tempo che abbiamo avuto e che hai avuto e che se avessi ben utilizzato con gli esperti che hai nominato e che continui a pagare, oggi avrebbe mandato a casa il buon Chiodi che a questo punto non avrebbe dovuto fare altro che dare l'intesa e andarsene a casa? Con quale altro motivo deve restare Chiodi se non dare l'intesa, visto che la legge prevede questo? Questo era da fare, perché oggi avremmo recuperato già da molto tempo la possibilità di essere in questa città determinanti per la ricostruzione e invece evidentemente ha ritenuto che non fosse così. Replichiamo, ti è perso tempo? Avete allora, perso tempo? Dopo un monologo io faccio un atto unico, ok? Perché sta sì, a lei non... gestire. No, sta a lei gestire. Allora, questa ricostruzione io non te ne faccio una colpa, perché so le cose che ti dice il tuo amico. No, sei tu mentore, quello però... che vai a raccontare le favole. Scusa, parla di quello che conosci. Possiamo rispondere perché... No, deve parlare di quello che conosce, perché il suo partare sempre su altri, la responsabilità per sono favore. Sue. Deve finire di fronte a questa e città. Matteo, lasciamo rispondere. Deve finire. Cioè, lasciamo rispondere perché lui prima... Le tue responsabilità. No, tu sei disperato. Tu sei sempre disperato. Sai, ti puoi aiutare. Sei disperato. Cade l'ipocrisia perché non sai più che giustificare. Paghi i consulenti che fanno farlocchi. Dunque, ma lascia allora, perdere. Guarda consulenti, la Corte dei Conti ha cacciato i consulenti di Fontana. Adesso deve... vedremo con i consulenti. Scusa, che hai nominato per aspetta, quel piano di ricostruzione aspetta, che intanto, succede. Mi sembra. Vedremo. Quindi, io parla dicevo, di quelli che nomini. Questa ricostruzione è oggettivamente sbagliata, perché lo dimostra il fatto che noi abbiamo fatto con la... il finanziamento che poi è stato rinnovato quest'anno per fare adesso ricostruzione, il nostro piano di ricostruzione con l'ordinanza del 2011 costa 600.000 euro. Se io avessi fatto quello che Chiodi e Fontana hanno fatto fare agli altri comuni, a parità di metri quadri o di popolazione avremmo dovuto ricevere 20 milioni di euro. Noi questa cosa non l'abbiamo fatta, anche perché la Corte dei Conti che sta osservando gli incarichi, se voi pensate il piano chi di ricostruzione. Chi lo fa il piano di ricostruzione alla Rivera? Scusa un attimo, non lo fanno a pagamento, come sai. Come? Sono delle consulenze. Come? Ripetilo, non lo fanno a pagamento, sono consulenze, no, sono gratis? In questo momento sono consulenze. In questo, sta dicendo, certo. Restano consulenze gratis? Sì. Quindi le consulenze si fanno gratis nell'amministrazione? Scusa, abbiamo avuto tutta l'Università di Firenze, posto, sono posto, studi che fanno benissimo, con i ragazzi. Benissimo, sì. Dovresti sapere. No, 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 tu dovresti saperlo, di Napoli, come l'amministrazione funziona. Però lasciamo rispondere perché altrimenti... No, ma è interessante che lo ripeto. Lasciamo rispondere. Come
comparsa, Giorgio. Lasciamolo rispondere. No, non è comparsa. Rispondere anche, perché, anche stanno, perché lui prima ha ascoltato in silenzio. Le cose come stanno. Non continuare. Io capisco che tu stia nervoso. No, tu stai nervoso perché ti vedo molto agitato. Devi respirare, utilizza il diaframma. No, tranquillo. Allora. Io faccio il neurologo, li curo i nervosi. Ti vedo. Giorgio De Matteo. Ti vedo molto nervoso. Io mi curo la tosse. Ti vedo molto nervoso. Io sto sereno. Lo vedo. Per favore. Lo vedo. Lo vedo dalle risposte che dai, lo vedo. Mi dica. No, continuiamo. Ecco. Allora, tolta questa cosa, noi abbiamo fatto questo piano che ha impiegato, da quando parte col decreto 3 del 2010, poiché sono 403 ettari, ci è voluto molto tempo. E ci è voluto, con le schede che abbiamo raccolto da tutti i cittadini, migliaia di schede, noi abbiamo circa 2000 aggregati, e fare i consorzi e così via, ci è voluto un certo tempo. Se lei pensa che quelli fatti alle università per comuni molto più piccoli che non hanno avuto danni ancora non arrivano, lei capisce che noi siamo stati oggettivamente i primi a, nella proporzione tempo, quantità di distruzione, di lavoro, di metri quadri, di ettari, 403 ettari, siamo stati super veloci. Dov'è la polemica? Io non ho mai detto i piani di costruzione non servono a niente. Però fammi finire. Però, mai detto che non servono. Io ho sempre detto che mentre noi facevamo il piano di costruzione, però vorrei finire il ragionamento. Noi volevamo capire per quale motivo non potessero partire quegli edifici che, assolutamente conformi al piano regolatore, vincolati dalla sovrintendenza, che devono essere riparati così come sono, per quale motivo non potevano partire. E tant'è vero che avevamo ragione, che con l'ordinanza 4013, quella di gennaio, ci hanno detto sì, partite, fatelo, anche perché scavalcando la filiera e scavalcando Fontana, noi come comune abbiamo fatto direttamente l'intesa con la sovrintendenza. E sì, grazie a questo sono partiti dei palazzi del centro storico. Uno si è andato a inaugurare pure Chiodi, perché pur sempre il piano di costruzione poteva partire, tant'è vero che Fontana ha provato ad opporsi e noi dicemmo denunciaci. Non ci ha denunciato, il governo ha dato ragione a noi, per cui adesso anche senza piano di costruzione, senza intesa, noi adesso cominciamo a partire. Sul discorso, quindi, non è che noi, no, sarebbe folle pensare che io il piano di costruzione ho fatto in 10 giorni, è stato un lavoro pesantissimo, partito con la prima perimetrazione fatta al Comune dell'Aquila, per 50 centri storici in totale ci abbiamo impiegato 18 mesi, quindi è stato un lavoro rispetto al lavoro fatto, noi l'abbiamo fatto, ma lo scontro è stato questo. Perché è stato politicizzato? Perché alla fine del 2010 il governo, per giustificare il ritardo sulle che non uscivano di linee guida, inventò questa storia che io non facevo il piano di costruzione. Dopodiché, perché c'è stato scontro politico, che ho detto, qui si è giocata una partita miliardaria, ma ci rendiamo conto o no della partita che si è giocata sull'Aquila fra indennizzo e contributo? Chi avrebbe gestito gli appalti? Se non abbiamo capito questo, allora non si capisce niente. Quindi con calma, adesso. La storia che l'anno scorso ci sarebbero stati soldi è un assoluto falso. Perché? Quindi non esiste quel documento. Però Giorgio De Matteis. No, deve smettere di dire fa. È del 9 giugno. Stai malissimo. È del 9 giugno. Io capisco che stai male. No, tu dici il falso. Devi staccarmi. Io c'ero, tu non c'eri. A te devo raccontare. No, tu l'hai firmato. È quel documento. Però se ci parliamo addosso, non capiscono niente. Non capiscono niente nemmeno gli ascoltatori. Vediamo la prossima volta quando lo legge quel documento che è stato. Il bello è che va in radio e dice che esiste, poi oggi stasera viene qua e dice non esiste, ma la sapete. Dunque io sto dicendo un'altra cosa. Sì, certo. Il documento non esiste. Non esiste. Però non possiamo nemmeno arrivare poi agli insulti, mi scusi, io sto dicendo che è nervoso. Se non lo fa parlare Giorgio De Matteis. Falso. Il 9 giugno tu quel documento d'intesa l'hai firmato o no? Dimmi allora. Sì o no, perché se no io adesso domani lo porto a loro, quando faranno l'articolo lo pubblicheranno e allora, vedremo se hai detto il falso o meno. Dato che io c'ero. Appunto. E tu lo sai da Fontana. Ce l'ho perché ho preso il documento. Sì, poi però non c'eri. Questa riunione al ministero. Il ministero in quel momento sembrava volesse aprire
Perché uno dei motivi che sostanziava la necessità di fare il piano di ricostruzione era: se voi fate il piano di ricostruzione, i centri storici avranno un trattamento differente rispetto alle periferie. Vale a dire, noi lì daremo più soldi, soprattutto alle attività produttive, e daremo i soldi anche per le non prime case. Allora, in quella sede era la sede del Parlamentino, del Ministero dell'Economia. Il governo ci chiese, i tecnici del governo ci dissero: ce la fate a farci il preventivo per poter capire quanto costa e quindi venire incontro? E noi dicemmo: noi ve lo facciamo, nel giro di un mese vi facciamo il preventivo. Perché lo potemmo fare preciso al centesimo? Ci presero un po' in giro, perché addirittura mettemmo anche i decimali e i centesimi. Perché lo potemmo fare? Perché avevamo raccolto, per fare il piano di costruzione, tutte le migliaia di schede da parte dei cittadini. Andammo lì e dicemmo: rifare l'Aquila costa, se ci date secondo le ordinanze questo, se ci date come noi vi chiediamo i soldi in più per le attività produttive e per le seconde case, costerà questo. Gli aggiungiamo anche il costo delle chiese e il costo degli edifici pubblici, che lo consegniamo intorno al mese di luglio al governo. Che cosa succede? Il governo vede quella cifra e a questo punto Tremonti fa in parte marcia indietro e poi comincia la crisi del governo. Il fatto stesso che questa cosa sia una buttata, che cosa succede? Con la delibera 4013 si dice chiaramente che soldi in più non ce ne sono. Ma se anche certo, fosse, perché è saltata la finanziaria. Ma non era questione finanziaria. E ci hai fatto pure il parlamentare. Ma non diciamo. Io capisco, però. No, io capisco che tu devi arrampicare. Rischiamo di perdere ogni tipo di interesse da parte di chi ci ascolta. Ma dai, per favore. Se fosse vero che i centri storici sarebbero stati trattati in modo diverso. Certo. Il comune di chi è che ha presentato il progetto subito? Barete, che non è un piano è di quest'anno presentato. L'accordo era sul comune dell'Aquila. E l'accordo era sul comune dell'Aquila. Era il trattamento per tutti i centri storici. Sì, non avrei mai accettato una cosa simile. Certo. E così come il comune Rocca e Mezzo hanno avuto dettagli drastici. Quindi anche questo è messo a posto. Dopodiché, però, la cosa invece che fa la differenza fra il modo vero di ragionare, diciamo, di Fontana, che magari viene qui riferito, e di Chiodi. Beh, tu sei il 12 consulenti, sul piano di ricostruzione vero. I 12 consulenti tuoi va il meglio, piano di ricostruzione non è un piano urbanistico. La questione sulla quale ci si è abitati è stato se è un piano urbanistico o se è un piano programmatorio. La legge dice che non esistono i piani di ricostruzione, per cui può essere solo un piano programmatorio, come dice la 77. E il documento che lei leggerà il 22 e il 23, e lei si impegna a richiamarci due per re, dopo che lo avrà letto anche quello del ministero. Ma magari. Certo, ma non lo leggeremo tutto. È una cosa ridicola. È ridicolo quello che tu dici, perché parli sempre di una cosa che deve avvenire. Va bene, non devo convincere te. Dicevo, in quel documento si dice proprio questo, il gravissimo errore che è stato commesso da Chiodi e da Fontana, che hanno interpretato male proprio il senso del piano di costruzione, e dicono: complimenti al comune dell'Aquila, complimenti al comune dell'Aquila, andate avanti così. E si lamenta un'altra cosa, lo leggerete il 22, la domanda che si pongono, dice: ma scusa, rispetto a questa situazione, dove c'era la necessità di un intervento alla luce di chi fa le leggi dell'urbanistica, vale a dire la regione, si chiedono questi saggi: ma la regione in questi 3 anni, ma perché non lo tiri fuori? C'è stata o meno? Ma perché non lo tiri fuori? Sono una persona corretta. Ma quale corretta? Corretta sarebbe stata se tu avessi fatto quello che dovevi fare in questi 2 anni. Io non solo l'ho fatto, ma l'ho fatto bene. Infatti, i soldi ne abbiamo persi. Io sarò di nuovo sindaco il 22, probabilmente. Chi di speranza vive? Va bene. Comunque, in ogni caso, se questo documento, se lei si impegna a richiamarci, questo documento, se non dice queste cose, io annuncio ufficialmente di essere un bugiardo. Ma adesso, su questo è la sfida. Lui ha spiegato perché non lo può tirare fuori. Un bugiardo.
Chiodi è, io lo dico, Chiodi si è detto questo. Ma vedi che sei nervoso, Massimo. Sei allora, nervoso perché non sai neanche. Giorgio De Matteo, neanche Giorgio, sapevamo, sapevamo che sei nervoso. Vabbè, comunque, devi avere sempre sapevamo che sarebbe. Non la vedrà nessuno perché una discussione nessuno? Così invece, impellicciata. No, la vedono, la vedono. La vedono. Annoierà da no, non annoia perché sei tenuto bloccati per due anni. Era importante parlarne. Era importante parlarne. Era importante dire. L'avesse fatto fondare per capire come la. Massimo Salente, Massimo Salente e Giorgio De Matteo come i cattivi, sempre candidati, i cattivi stanno candidati, arrivando, sei solo candidati, tu che non lo sei riuscito a fare candidati, con tante no, io cose fatto, candidati per favore, no, per favore. Con tanti consulenti e non lo farò provare con tanti consulenti e non lo proverà per Chiodi perché non lo vorrà provare perché sì. Io Cristiano Griglia sono sicuro che Chiodi lo proverà perché il governo chiamerà e dirà cos'è che non va bene? Perché il primo piano consegnato, quello di Onna, ancora non viene? No, perché viene tu hai sempre detto che era un bluff quello di Onna? Tu te le scordi, tu, no, Massimo, io sono preoccupato. Era un bluff, tu hai dichiarato e ce le ho, guarda, le vado a prendere in macchina dopo, me le faccio dare. Ma tu hai dichiarato che quello di Onna è un bluff, tu hai bloccato quello di Tempera perché non ti sta bene. Tu lo hai bloccato, dillo il tuo assessore. Ah, ex, scusami. Ma che ex assessore quello di Tempera lo hai bloccato sì, ecco, al, comune di al comune di Campobasso non lo fa Mantini ci ha dato anche non un'altra non notizia Mantini, no, ha dato anche un'altra amico notizia tuo, speriamo amico non abbiamo bloccato assolutamente nulla tu hai bloccato quello di Tempera ma non l'hai fatto approvare non l'hai fatto discutere ma che stai ma che dici tu che dici tu speriamo di non aver annoiato troppo ma era importante far capire quali erano le prese di posizione sul piano di costruzione questa era la fine 22 di maggio ci rincontreremo ne riparleremo 22, ma ci rincontreremo sempre dopo non ci mai, mai anche prima sempre dopo guardate, ci incontreremo anche macchina sì, non lo prendilo dai per favore no, signori perché per non favore. Ce l'hai perché ho dato la mia parola perché non ce l'hai no, ce l'ho. Non c'è ti sfido non ci sta bene ok allora. Si chiude qui il secondo chiudiamo attenzione. Qui allora qui mo, mettiamolo sullo scherzo perché smitizziamo un po' allora qui è una cosa seria è chiaramente una cosa seria mettiamolo 22. Sullo scherzo noi e Chiodi dicono che non c'è se ah, esce il 22 lo dico io sei tu che Chiodi c'hai il no lo dico io lui. Non c'è nessun Giorgio, pezzo di tu. Carta ce l'ha detto in conferenza stampa ce l'ha detto non Giorgio. C'è nessun pezzo di carta tu se ce l'hai lo devi tirare fuori io ho detto che gli architetti ti avevano bocciato il piano di ricostruzione ed è vero menti sapendo di mentire menti sapendo di mentire ci saranno altre occasioni andate a vedere sul sito dell'ordine degli architetti leggete quello che è scritto sul piano di ricostruzione avremo altre occasioni per parlarne sicuramente comunque abbiamo visto il piano di costruzione sarà quello nostro sì. Pensa se tu due anni succede, fa ma due se tu anni farsi, fa così non tu due anni fa dare tu due anni fa vabbè, avevi dai, mandato a casa tu sei quello che ha tenuto Chiodi all'Aquila sei a certe volte simpatico perché neanche ti rendi conto di quello che hai combinato come danno rischiamo di rimanere qui tutta la notte io ne riparleremo sicuramente lo so che Massimo, non vuole per favore, fare sindaco, non ti nervosire per favore non per ti favore. Nervosire per favore parla per documenti ne riparleremo sicuramente ne riparleremo era importante far capire quali sono le tue posizioni su un argomento bene. Così importante tu non ce l'hai questo documento e salutiamo sono curioso di leggere vedi tu non sai manco di che parli io parlo di quello che ho un documento dell'ordine architetti che ti boccia c'è un documento del Ministero dell'Economia che dice che hai perso i soldi ci sono le dov'è tue dichiarazioni questo documento del Ministero che dice andiamo a prendere quello del 9 giugno lo prendiamo e ne riparleremo ne riparleremo e ricacceremo questo altro documento sono due anni che prendi in giro gli aquilani sono due anni non sai che rispondere hai avuto il coraggio di dire che il piano di ricostruzione di Tempera tu non l'hai bloccato sono mesi che tu lo tieni fermo insieme al tuo assessore perché che forse dici? Non ti fa comodo farlo perché partire perché è la dimostrazione perché? Che tu sei stato incapace perché sono riuscito a farlo in una frazione e tu sindaco non ne sei stato capace il 22 e il 21. Ne riparleremo sicuramente in un'altra occasione questo, avrai, per favore, per favore. Se avrai lo voglio. Chiedo per favore ne riparleremo questo era soltanto il secondo confronto comune, mancano ancora non più so di, se ti convenga mancano ancora più di sette giorni al ballottaggio per favore Giorgio De Matteis e per favore Massimo Cialente già per favore all'opposizione per favore entrambi anche a te sei stato molto all'opposizione piacevole. Sei stato molto all'opposizione negli anni 90 ti ricordiamo per favore. Bene ti ricordiamo bene negli anni 90 io non vorrei essere antipatico la differenza è cerchiamo io esco
bene o male con 2500 voti. No, tu esci con il voto disgiunto di una gestione politica del potere. È il tuo. Vedremo il 21, ma Massimo. Com'è? Ci vediamo il 21. Massimo Salente e Giorgio. Ci vediamo il 21. Massimo Salente e Giorgio De Matteis. Massimo Salente e Giorgio De Matteis. Ma tu per favore. No, tu hai meno 13. Temperatura polare nel centro-sinistra. Per favore. Temperatura polare. Meno 13, Massimo. Per favore. Per favore. Meno 13, non ti votano i tuoi consiglieri. Meno 13, sei a meno 13 rispetto a 5 anni fa. Per favore, grazie. Questo era molto teso e molto concitato. Ce ne saranno altri sicuramente. Diciamo anche delle colpa del moderatore. Siete voi. Colpa del moderatore, sicuramente è colpa mia. Me ne assumo la responsabilità. Però voglio dire, andate forte con lo share. Sicuramente. Grazie a tutti quanti.